Ben ritrovati a tutti qui su Emilia Romagna Meteo da Andrea Raggini. La situazione meteorologica dopo settimane, anzi direi anche quasi mesi anonimi, senza precipitazioni ma solo con l'alta pressione, è cambiata. Diverse perturbazioni hanno raggiunto l'Emilia Romagna, interessando soprattutto l'Emilia. Infatti la Romagna è stata solo leggermente sfiorata dalle precipitazioni, un po' di più sul Ravennate e sul Crinale al confine con la Toscana, ma sulla pianura romagnola è piovuto molto poco. In Emilia invece piogge abbondanti, fiumi che sono tornati in piena, nevicate inizialmente a quote interessanti, poi purtroppo è arrivata aria sempre più mite e la pioggia è tornata anche sopra i 1500-1700 metri di quota. Cosa succederà nei prossimi giorni? L'Emilia Romagna continuerà a essere interessata da perturbazioni a ripetizione, quindi scordatevi ancora per diversi giorni, almeno fino alla prossima settimana, l'alta pressione. La nostra regione vedrà giorno dopo giorno piogge, piogge che lentamente tenderanno a interessare anche la Romagna. Le ultime due giornate del mese di febbraio, la giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio, vedranno cieli grigi su tutto il nostro territorio regionale. Due giornate simili. Si apriranno con cieli grigi e pochi fenomeni sull'Emilia centro-occidentale, l'area più colpita fino ad ora, mentre precipitazioni inizieranno a interessare Ferrarese, Bolognese e Romagna, per poi intensificarsi durante la tarda mattinata e il pomeriggio e spostarsi verso l'Emilia, quindi da sud-est verso nord-ovest e addossarsi all'Appennino. Queste precipitazioni purtroppo, come detto poco fa, risulteranno piovose fino ad alta quota, perché l'aria che accompagnerà queste precipitazioni sarà molto molto mite, zero termico oltre i 2000 metri di quota, quindi la neve cadrà. In Romagna non cadrà, perché pioverà anche sulle vette più alte. In Emilia avremo la quota che oscillerà tra 1500 e 1900 metri circa. Avremo dei momenti in cui pioverà quasi fino a 2000 metri e dei momenti che nevicherà fino a 1500-1600 metri di quota. E, per quanto riguarda il mare, risulterà mosso e le temperature sempre più o meno stazionarie. Avremo minime intorno ai 7-10 gradi, valori massimi compresi tra 10 e 14 gradi. Quindi il mese di marzo come inizierà? Inizierà con un peggioramento più incisivo. Infatti la giornata di venerdì 1 marzo vedrà ancora cieli grigi e precipitazioni che inizieranno a interessare ancora una volta, questa volta le parti orientali. Infatti risaliranno da sud-est. Quindi avremo precipitazioni in arrivo dalle Marche e si intensificheranno sui settori centrali della nostra regione. Venerdì pomeriggio sera la fase più intensa, con precipitazioni anche sotto forma di rovesci, quindi a tratti forti, sull'Emilia centro-orientale, quindi probabilmente tra Reggiano, Modenese, Bolognese, Ferrarese e parte della Romagna. Quota neve ancora purtroppo molto alta e simile ai giorni precedenti. Forse in leggero calo tra venerdì notte e sabato. Venerdì mattina non è da escludere qualche timido raggio di sole in Appennino. Maggiori schiarite probabilmente sabato. Il weekend inizierà con una situazione un po' diversa, più variabile la situazione, quindi avremo schiarite alternate ad annuvolamenti e rovesci che potrebbero interessare a macchia di leopardo la nostra regione durante il pomeriggio. Poi nuovo peggioramento, questa volta aria meno calda arriverà da ovest, quindi una perturbazione che domenica mattina sarà già sull'Emilia orientale e interesserà tutta la regione, spostandosi questa volta verso est. Calo termico, potrebbe tornare la neve sotto i 1200 metri di quota. Quindi tutta la settimana caratterizzata dal maltempo, piogge che torneranno a interessare anche la pianura romagnola, neve ad alta quota almeno fino alla giornata di sabato. I dettagli li daremo giorno dopo giorno nei nostri social, soprattutto Facebook, Instagram. Continuate a seguirci qui su YouTube e iscrivetevi al canale, è gratuito e non perderete così nessun aggiornamento meteo. Andrea Raggini, buon proseguimento.